Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino di via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi, bentornati. Recentemente, qualche tempo fa, vi ho proposto alcuni video per andare a massimizzare quello che è l'attivazione del gran dentato nel lavoro della planche. Un altro esercizio che io trovo estremamente utile e che permette di andare a simulare correttamente l'attivazione del gran dentato è quello che vi propongo in questo video. Tutto quello che voi dovete andare a fare è andare a porre un elastico e metterlo nella corretta angolazione e nella corretta posizione per generare una tensione che vada a simulare correttamente quella che è la forza peso che voi andate a percepire la planche che ha la tendenza a tirarvi in avanti e a farvi cadere a terra. Quindi consiglio questo esercizio. Se potete, avete solo un elastico, fate con un elastico. Se avete due elastici è molto meglio, perché così riuscite a vedere se avete uno squilibrio tra la parte destra e la parte sinistra e le braccia si muovono in modo dipendente. Molto utile soprattutto per sviluppare la forza in previsione del lavoro agli anelli, dove l'attrezzo è appunto instabile. Quindi tutto quello che vi serve non è altro che un elastico che abbia una buona resistenza, ma soprattutto andare a portare le braccia nella stessa angolazione della variante di planche che state allenando, se no non ha nessun tipo di senso. Da questa posizione potete provare a retrarre le scapole e protrarle per diverse ripetizioni, mantenendo sempre la depressione delle scapole, per massimizzare ovviamente lo spazio subacromiale e ridurre al minimo il rischio di infortunio.